Montesilvano, capitale del triathlon nuoto, corso a bici oggi e domani 3.000 atleti in gara sulla riviera, questa edizione sarà impreziosita dal passaggio di obiettivo tricolore, la staffetta ideata da Alex Zanardi che coinvolge 65 atleti paralimpici una vera e propria festa che coinvolgerà le tante attività turistiche, economiche e commerciali della città inevitabile, tuttavia qualche disagio legato al traffico tutto dirottato su Corso Umberto e Via Verrotti, oggi infatti sino alle 20 chiude il tratto di Riviera che va da Viale Europa a Via Taro domani dalle 7 alle 20 da Via Arno a Viale Europa inclusa la variante interna alla Pineta costituita dall'anello Via Isonzo, Via Firenze, Via L'Aquila Sindaco, Turismo e Sport è un binomio senza dubbio vincente. Intanto come vanno le cose perché in questi due giorni, in questo fine settimana, Montesilvano sarà protagonista del Triathlon. Sì, un evento sportivo che porta su uh, Montesilvano ma non solo, sul nostro, in, nel nostro Abruzzo oltre 3.000 partecipanti che con gli accompagnatori arrivano a un numero di 5.000 uh, persone, insomma si rappresenta davvero tanto non soltanto da un punto di vista sportivo ma anche poi ai fini turistici perché tanti. Sono magari quelli che eh, non soltanto adesso ma anche in passato hanno partecipato a gare o sono stati qui per assistere a delle gare e poi hanno scelto Montesilvano e l'Abruzzo come la sede delle loro vacanze. Due giornate molto intense di contro ci saranno dei disagi per gli automobilisti e i cittadini perché il traffico sarà dirottato interamente sulla nazionale. Ecco, bisognerebbe trovare un quid medium, un equilibrio, sindaco. Ma è inevitabile che eventi come questi comportino poi dei disagi, lo abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, abbiamo in ogni modo rappresentato quali erano le difficoltà e abbiamo dato anche comunque le alternative legate alla viabilità. Tanti hanno in qualche modo poi scelto una via che è opportuna, ossia l'utilizzo anche di mezzi ciclabili che non guastano mai e mezzi pubblici, tanti altri in qualche modo hanno per forza di cose magari dovuto utilizzare la tua vettura, però ripeto sono disagi che vale la pena insomma, sopportare. Quello che è dispiaciuto e che Dispiacendo è che il, il tempo, il clima non è stato assai favorevole e c'è stato stamattina qualche, eh, in, qualche problema che ha impedito lo svolgimento regolare delle gare. Si riferisce al vento? Eh, sì, c'è stato qualche problema, soprattutto per la, gara di, per, per, per la componente nuoto perché il, il vento ha, ha mosso il mare e, e ha in qualche modo eh, suggerito agli, agli organizzatori di, e soprattutto a chi gestisce la sicurezza di rinviare le di qualche tempo.